Eccoci qua, buonasera, bentornati e benvenuti finalmente a una nuova puntata di Voglia di Festa. E viva, anche questa sera non sono solo, perché ovviamente questa sera con me ho il piacere di dare il benvenuto a Paola Zanoncelli, e siamo nel comune di Debio. Buonasera Paola, buonasera. Buonasera a te. Grazie. Sì, intanto grazie, grazie per l'ospitalità, è un piacere essere qui. Grazie, come state? Come va Debio? Va bene, abbastanza, adesso va bene. Ho detto che noi dei momenti un po' critici per la pandemia, certo, però insomma superata anche abbastanza bene. Sommato, adesso abbiamo voglia di tornare alla normalità, voglia esatto, di festa. Oh, ci piace, ci sì, piace. Quindi Paola, io le chiedo, allora, consigliere alle manifestazioni. So che quest'estate, già l'anno scorso, comunque anche se il periodo era particolare, non vi siete annoiati, non vi siete fermati, non avete, diciamo, aspettato... Sì, poteva fare qualcosina in forma ridotta e avete fatto, quindi davvero complimenti già per questo momento non facile. Anche quest'anno c'è uno spiraglio di luce, si comincia, insomma, si può fare qualcosa, e quindi in generale, ecco, quest'estate, che estate sarà al Debio? Intanto sì, è vero, anche l'anno scorso il nostro sindaco ha fatto la scelta e tutta l'amministrazione comunale hanno fatto la scelta di fare comunque qualcosa, sì, in forma ridotta sicuramente, perché il periodo non era come quest'anno, certo, quest'anno grazie alle vaccinazioni andiamo molto meglio. Certo. E abbiamo scelto di fare veramente una gran estate, una estate. L'estate zeviana sarà molto ricca, ricca di eventi, anche di grossi eventi, perché avremo con noi anche Annalisa. Wow, meraviglia, complimenti! Sì, il Big One, una cover dei Beatles, teatri, eventi minori, band locali, certo, e comunque tutto questo palinsesto, avremo circa 15-16 eventi, non è una cosa da poco. No. Ah, bravi, perché scusi, cioè, io me la sento di dire che non sono cose facili in un periodo normale. In un periodo come questo di ripartenza un po' particolare, ma con tanta voglia di festa, è ancora più complesso, ecco, non è semplice organizzare. Quindi. Sì, è un po' più complesso, dobbiamo dare maggiore attenzione alla sicurezza, certo, comunque le regole per la pandemia, distanziamenti, igienizzazioni, certo, ci sono lo stesso, mascherine, tutti seduti, quindi... Anche organizzare un concerto e avere l'obbligo di avere tutti seduti non è così semplice per lo spazio. Certo. Abbiamo dovuto restringere molto lo spazio, però avendo anche una location bellissima, sì, perché il comune di Debio ha una location certo, del cortile Castello, che è una cosa, ma, secondo me, unica. Infatti, sono di spontaneo, ma in una location, una città, io dico proprio una città, perché mi piace dire questa parola, questa importanza, come Debio, quest'anno ripartono anche Luna Park. Che cosa succede nel mondo del Luna Park legato a Debio? Noi abbiamo fatto la scelta di farlo anche l'anno scorso. Bravi. È stato un po' complicato, sì, perché è stato un po' difficile far capire l'uso della mascherina, che certo, allora non era ancora così automatico come adesso. Certo. Quindi le prime serate abbiamo avuto un po' di difficoltà con i ragazzi a far rispettare le regole. Certo. Però è andato tutto benissimo, bene, non c'è stato nessun contagio, le attrazioni hanno lavorato tutti felici, e soprattutto siamo contenti perché siamo riusciti a dare la possibilità anche a queste attività, sì, di lavorare un po' certo, perché poi sono stati bloccati. Certo, purtroppo è successo così, sì, tutto esatto, è stato un po' bloccato. Quest'anno tornano, tornano 8 giorni come l'anno scorso, sì, e avremo secondo me un gran bel Luna Park anche quest'anno. Paola, ultima domanda per lei, indicativamente di che date parliamo? Parliamo. Quando accadrà? Allora, partiamo con... adesso subito nell'imminenza abbiamo 2-3 manifestazioni a cura dell'Accademia Callas, sì, che sono fai degli eventi, sì, poi ne parlerà certo, il presidente della Callas. E poi partiamo effettivamente come estate zeviana con l'8 di luglio, okay, dall'8 al 14, con il grande Luna Park in piazza di Zevia. Fantastico. Bene. Davvero bene, soprattutto. E poi continuiamo con tutte le manifestazioni, perché dall'8 luglio fino
il 5 di settembre. È tutta una festa. Sì, esatto, è tutta una festa, è proprio tutta una festa. Sarà meraviglioso. Paola, io la ringrazio per essere stata con noi questa sera e rimanga qui con noi perché tra un po' ci saranno altri ospiti in studio. E voi che siete a casa, mi raccomando, state lì, penna e carta e penna alla mano perché tra un po' torniamo con altre date importanti. Quindi grazie ancora a Paola Zanoncelli e ci vediamo tra poco. Questa sera un po' di pubblicità, un po' di musica, mi raccomando, carta e penna. A tra poco.